fallo di mettere quella... tanto Vassar! È un gol straordinario! Vassar! Che gol! La Siena Lunghese con una rete per tempo batte il Jolly Montemurlo e raggiunge quota 37 in classifica e terza posizione a 4 lunghezze dalla capolista Fortis Juventus. E grazie alle immagini di Marco Barbaglia andiamo a rivedere i momenti salienti del confronto diretto dal signor Jacopetti di Pistoia. In campo si vede una Siena Lunghese che da subito ha un buon approccio alla partita, decisa a raccogliere il massimo e si intuisce sin dalle battute iniziali. Chiasserini per Lucatti con la retroguardia che chiude in angolo. Dal tiro dalla bandierina sbuca il capitano Dario Calveri che salta più alto di tutti e di testa sblocca il match in questo modo e mette a segno il suo secondo gol stagionale. Insiste la Siena Lunghese, palla lunga per Lucatti che scambia con Rede e conclusione ribattuta, poi Fanetti dal limite non inquadra la porta. Sul fronte opposto ci prova Barozzi, Marini devia in angolo. È solo una parentesi perché ancora la Siena Lunghese a cercare il raddoppio e da sottomisura, prima Chiasserini, poi Lucatti, difettano nella mira. Ancora il centravanti, Lucatti cerca l'affondo, contatto con Lucatti che finisce a terra, ma l'arbitro lascia correre. Non cambia la fisionomia della partita nella ripresa ed è ancora Calveri a cercare di sorprendere la difesa avversaria. Marini si salva distinto. Ora la Siena Lunghese opera in contropiede. Lucatti lanciata a rete cerca e trova la conclusione in diagonale. Ci prova anche Montagnoli direttamente su calcio piazzato e conclusione che spedisce il pallone sopra la traversa. Il gol comunque nell'aria ed arriva al 75esimo quando Redi lavora un buon pallone sulla sinistra e mette la palla nel mezzo dove puntuale arriva Lucatti che mette a segno in questo modo il raddoppio con il suo 11esimo gol stagionale. Solo nel finale il Jolly Montemurlo si è visto in avanti con una certa insistenza ma senza mai impegnare a fondo la difesa rosso-blu. E finisce con il terzo successo consecutivo della Siena Lunghese che ora può davvero cominciare a strizzare l'occhiolino non solo ai playoff e domenica si replica con il Valdarno, una gara da considerare a tutti gli effetti, il primo esame del 2018 per i rossoblù di Roberto Fani.